Ciao amici da Frank Bianconero, ci prepariamo alla trasferta di Benevento, dove da poco è arrivata la notizia che Cristiano Ronaldo non viene convocato in accordo con il mister per andare a Benevento, mentre Bonucci rientrerà tra i convocati. Secondo me lo farà giocare perché alla fine gli manca nel ruolo un centrale, perché non essendoci né Demiral né Chiellini, Danilo tra i tre migliori della stagione. Ha avuto qualche problema con Frank Varos nelle letture da centrale, non nei tre, ma nei due centrali. Perciò ci può stare che magari rischi, oppure Bonucci decida comunque di entrare in campo con qualche piccolo rischio. Detto ciò, trovo inconcepibile che Ronaldo, il nostro miglior giocatore, il nostro miglior marcatore insieme a Morata, perché finora ha segnato Ronaldo e Morata, non venga nemmeno convocato, perché la cosa che a me dà in testa: non lo vuoi far giocare dall'inizio, ma non puoi non convocarlo. È successo due o tre volte l'anno scorso anche a Lecce, per esempio, mi viene. È successo che per via del Covid non c'era Crotone, non c'era contro il Verona, non c'era contro il Barcellona, e comunque c'è stato solo Morata a far qualcosa, o ha rischiato di segnare anche con i fuorigiochi, purtroppo, che c'erano, millimetrici, ma c'erano. E si permette il nostro allenatore, neofita, si dice così, neofita, di non convocarlo nemmeno. Questo significa arroganza, certezza di vincere la partita, nonostante che abbiamo visto quello che è successo a Crotone in casa contro il Verona. Trovo una cosa inconcepibile che un giocatore, a prescindere quale fosse, che se non avesse nessun problema fisico, non venga convocato. Non può partire dall'inizio, ma che non venga convocato lo trovo uno scempio, perché noi non abbiamo gente che fa gol, non abbiamo in rosa gente che fa gol, non abbiamo in rosa gente che si butta in aria, che ci può garantire determinati gol. La società ha preso giocatori da non gol nelle gambe. Solo Kulusevski potrebbe magari aiutarci da questo punto di vista, perché non fa gol Chiesa, non fanno gol centrocampisti. Siamo Ronaldo dipendenti, non è un guaio, non è un problema, ma se sta bene deve sempre esserci, anche in panchina. L'abbiamo visto con lo Spezia, l'abbiamo visto quando il primo anno Allegri non lo fece partire a Bergamo titolare, lo fece entrare, la partita la riprese proprio lui su un calcio d'angolo. Perciò in panchina deve starci, perché poi domani, io spero, mi auguro e penso che si possa vincere a prescindere. Ma se non si vince a Benevento, non si vincesse a Benevento, cosa diremmo poi? Costruzione? Sperimentazione? Date tempo a Pirlo? Un allenatore intelligente fa giocare i suoi migliori, magari poi lo toglie a mezz'ora dalla fine o un tempo se mette a posto la partita. Non lo porti direttamente a Benevento. Questo secondo me è un problema grosso, e secondo me c'è qualcuno che sta avendo troppa presunzione e non sta giocando più a calcio, ha cambiato ruolo. Perciò io mi fermo al commento dell'ex calciatore che era un fenomeno. In panchina ci vogliono altre capacità di gestione. Parla col giocatore, lo porti comunque a Benevento, come è fatta la Spezia, e se hai bisogno lo devi far giocare. Questo è quello che penso io. Domani sarà una partita difficile, perché sarà una partita che non credo farà lo stesso errore che fece con l'Inter, che lasciò troppo campo e poi alla fine le due squadre differenti viene fuori la qualità superiore, perciò poi ha preso una tramvata, mi sa 5-1, 5-2 Benevento-Inter, perciò non credo che affronterà la partita così, anche perché dobbiamo augurarci, come è successo in Benevento-Inter, che la partita si sblocchi subito, perciò il Benevento è costretto a pensare un'altra strategia di gioco di quella di mettersi con il Puma davanti all'area di rigore, perché abbiamo invece l'altro esempio buono, diciamo, per il Benevento, meno buono per la Juve, che col Napoli, se non la riusciva a pareggiare con quel super gol Insigne, rimaneva una partita bloccata. Perciò io i giocatori forti me li porto, li faccio giocare, spero che mi mettano a posto la partita, poi li faccio uscire. Questo è quello che penso, speriamo vada bene, però ho i miei piccolissimi, piccolissimi dubbi, non che non vada bene, di queste strategie un po' cervellotiche da parte di qualcuno, e chiederò sempre con umiltà al mister di
guardare grandi allenatori che ha avuto, vero grande giocatore, ma fare l'allenatore è una cosa difficilissima. E Ronaldo va portato perché può servire, perché dà reazione ai compagni, perché non lascia nulla al caso, perché anche dalla panchina il suo essere lì può dare sempre qualcosa a qualcuno, soprattutto a qualcuno che non sta ancora in carreggiata per quando significa la parola Juve, e dare magari qualche motivazione vedendolo poi magari che si riscalda o che fosse magari in procinto di poter entrare in una gara. Detto ciò, ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale. Vedo una scelta assurda, se non fosse per motivi fisici, e credo che non sia per motivi fisici. Ciao a tutti.